Cuccioli abbandonati in condizioni pietose salvati in extremis. L'ennesimo episodio di crudeltà nel Riminese. La segnalazione alle guardie ecozoofile di Fare Ambiente è arrivata da un cittadino. Ho trovato tre cani con pochi giorni di vita abbandonati in una cassetta di legno nella zona del centro studi di Rimini, ha detto ai Baschi Verdi. Sul posto le guardie hanno trovato i cuccioli stipati nel contenitore da qualcuno che aveva peraltro anche inchiodato l'apertura per evitare la fuga delle bestiole. Gli animali, debilitati e pieni di pulci e di zecche, non apparivano comunque in pericolo di vita ed è stato contattato il pubblico ministero di turno che ha disposto il sequestro dei cani, i quali sono stati affidati al canile di Rimini che si occuperà anche delle prime cure. I reati che abbiamo attualmente ipotizzato, spiega il vice responsabile provinciale delle guardie ecozoofile Edoardo Morri, sono quelli di maltrattamento di animali per il quale si rischia la pena della reclusione da 3 mesi a 1 anno, la multa da 3.000 a 15.000 euro e di abbandono di animali punito con l'arresto fino ad 1 anno con la multa da 1.000 a 10.000 euro. Al momento le indagini sono svolte contro ignoti, in quanto non è stato possibile al momento identificare il colpevole. In questo caso i cani hanno avuto la fortuna di incontrare sulla loro strada una persona che non si è voltata dall'altra parte, ma anzi li ha presi con sé e se ne è occupato. Diversamente la loro sorte sarebbe stata segnata. Il problema degli abbandoni, puntualizza Mori, avviene prevalentemente d'estate, ma come i fatti ci confermano, anche a stagione ormai conclusa questo tipo di reati non va in ferie, non essendoci parole per esprimere la disumanità di un tale gesto, si invita chiunque sia in grado di riferire in merito all'accaduto a contattare le forze dell'ordine. Anche un'informazione che all'apparenza potrebbe sembrare inutile, potrebbe essere di aiuto per assicurare ai colpevoli la giusta pena.